Come sapete, la Regione Lombardia è molto impegnata sul tema dell'Expo, sia sui contenuti, in particolare sul contrasto alla contraffazione alimentare. Accanto a questo, la Lombardia svolge, sta svolgendo e svolgerà in modo più intenso da qui in avanti un'azione di promozione di Expo nel mondo e in Lombardia, naturalmente, nel mondo attraverso quello che abbiamo definito il World Expo Tour, e cioè una serie di tappe nei principali paesi che aderiscono ad Expo, e proseguirà con una tappa mensile, la prossima sarà alla fine di questo mese in Francia, a Parigi. Parallelamente a questo tour c'è il tour in Lombardia, una tappa in ogni città capoluogo di provincia che mette insieme il tema di Expo agroalimentare con una manifestazione artistica, culturale, sempre tutte e due collegate al territorio, e per noi il territorio è chilometro zero. Chilometro zero nella alimentazione e chilometro zero anche nella cultura e nella musica. Partiremo il 22 febbraio a Brescia, poi a marzo, il 23 marzo a Bergamo, sono le città queste, il 12 aprile a Pavia, il 18 maggio a Milano, il 15 giugno a Como, il 5 luglio Monza. Fermiamoci un attimo qua. Monza il 5 luglio, replicheremo l'evento che abbiamo fatto il 7 luglio del 2013, e quindi un grande evento alla Villa Reale. Settembre Mantova, non è previsto il mese di agosto, perché il mese di agosto faremo una serie di eventi nelle zone di villeggiatura, principalmente nelle zone dei laghi, piccoli eventi ma molto diffusi. 5 ottobre Lecco, 23 novembre Cremona, saltiamo il mese di dicembre perché anche qui ci saranno eventi legati al tema del Natale, naturalmente. Riprendiamo l'11 gennaio a Sondrio, il 22 febbraio a Lodi e il 15 marzo a Varese. Da novembre in poi, da ottobre in poi, replicheremo anche le città che abbiamo fatto all'inizio, perché da settembre e ottobre ci sarà un raddoppio. Queste sono le tappe principali. L'ultima cosa, a giugno costituiremo in sede di assestamento di bilancio un fondo, il fondo Expo, della dotazione consistente, parecchi milioni di euro, per finanziare, cofinanziare le attività che il territorio spontaneamente deciderà di fare per promuovere Expo. Parliamo di Lombardia, parliamo di infrastrutture in Lombardia, e io sono assolutamente interessato. È per questo che io mi sono e mi sto occupando di Malpensa. Noi siamo pronti a vigilare. Il Consiglio regionale ha approvato una delibera l'altro giorno che mi impegna a trattare col governo la questione all'Italia per evitare che la partecipazione di Etihad penalizzi Malpensa, come qualcuno ipotizza. Mi sono già attivato, ho sentito il ministro Lupi. A proposito di infrastrutture, vi voglio dire che questa mattina ho chiamato il ministro Saccomanni, perché stiamo ancora aspettando la firma di un decreto, la burocrazia romana, che stanzia 70 milioni di euro. Sono risorse che ci sono, non vanno trovate, ci sono, serve solo la firma per liberarle, per finanziare l'avanzamento dei lavori di TEM. Come ricorderete, abbiamo fatto la chiusura, il closing finanziario prima di Natale, proprio per avere la garanzia che questi soldi ci fossero qui in regione. L'impegno del governo era entro il 31 di gennaio di firmare il decreto e renderlo operativo. Ad oggi non mi risulta sia ancora stato firmato, e questo rischia di chiudere i cantieri. E per scongiurare questo io sto insistendo da settimane con il governo, e stamattina ho chiamato il diretto interessato, il ministro Saccomanni, per chiedergli se l'aveva firmato o no, ma ha detto che si sarebbe interessato.
però se non lo firma entro un paio di giorni il rischio è che i cantieri te chiudano, non per colpa delle società, non per colpa della regione, ma per colpa della burocrazia romana. Noi siamo interessati ad una riforma vera delle istituzioni, che parte dal presupposto che deve essere una riforma seria, e una riforma vera e seria non può essere quella riforma che creerà caos, se viene approvata, che è il DDL del Rio sulle città metropolitane. Quindi il presupposto per noi, parlo come rappresentante delle regioni naturalmente, ma anche rappresentante di un partito politico, per partecipare al percorso di riforma delle istituzioni che ci interessa molto, è che questo DDL del Rio venga messo da parte, perché genererà caos e aumento dei costi. Non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti. Pochi si ricordano, ma la Lega, quando nacque il governo Letta, la Camera si astenne, non votò contro. Perché? Perché Letta disse: nei prossimi 18 mesi noi faremo le riforme costituzionali, il Senato federale, eccetera, eccetera. Questo lo disse 10 mesi fa. Di mesi ne sono passati 10, finora non si è visto nulla. Ma la Lega si astenne, non votò contro, proprio perché noi siamo più che interessati alla questione delle riforme. Se c'è un percorso serio, bene, io confido in Renzi da questo punto di vista. Perché se lui dice voglio fare la riforma costituzionale, io gli do un'apertura di credito. E poi staremo a vedere. Spero che non siano i soliti giochini romani, un ministro in più, un ministro in meno, Letta bis o cose del genere, perché se fosse così sarebbe una grande delusione. Spero di no, e se è una cosa seria noi ci siamo come regioni e ci siamo come centrodestra. Renzi 1. Ma non mi interessa il governo di Roma, mi interessa un governo che dia risposte. Oggi questo governo, tranne poche lodevoli eccezioni, non dà risposte.